del Dipartimento Veterinario della Fisia. Innanzitutto, buongiorno e ben trovato, dottor Giovagnoli. Buongiorno, bentrovati a voi. Allora, è senza dubbio una notizia abbastanza clamorosa, no? Oddio, viviamo ormai in uno stato di perenne emergenza a livello sanitario, anche per quanto riguarda la popolazione umana. Ovviamente il fatto che arrivi questa, che poi insomma, mi sembra di capire qualche cosa di simile, no? Certo, è più una variante neurologica, però va sempre a colpire poi i polmoni. Che cosa ci può dire di questo virus? È un virus ERCO, come tutti gli herpes che colpiscono anche noi umani, che ognuno di noi conosce, ha avuto da bambino come la varicella, Certo. poi rimane latente nel sistema nervoso anche per anni. Può succedere, come noi sappiamo, che quando c'è un motivo di stress, dopo i 40-50 anni, tipicamente sia il fuoco di Sant'Antonio. Sì. La stessa cosa, diciamo in modo leggermente diverso, accade con i cavalli che da puledrini lo possono prendere dalla madre e poi dopo rimane nel loro sistema nervoso e se sono stressati particolarmente in alcune circostanze si può slatentizzare e dare queste forme neurologiche. Senta, questa è la spiegazione di scientifica, no? E medica di che cos'è questo herpes. Dal punto di vista dell'aggressività, insomma, si è stata sospesa l'attività della FEIN un po' in tutta Europa, si capisce quanto sia anche aggressiva, no? E trasmettibile. Sì, diciamo, l'herpes è malattia conosciutissima da noi medici veterinari. C'è un focolaio in giro per il mondo, eccetera. Questo focolaio, rispetto a tutti quelli finora conosciuti, rappresenta una più facile diffusibilità e una aggressività particolarmente pesante. Per questo motivo la Federazione Equestre Internazionale ha deciso di fermare tutte le gare a ogni livello in tutta Europa e anche noi come federazione abbiamo fermato le attività a tutela del cavallo in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie che abbiamo già da tempo coinvolto. Assolutamente. Senta, ovviamente quello che si domanderà chi ci sta ascoltando adesso, che è un pubblico ovviamente appassionato o di persone che lavorano comunque sia nelle corse, quindi nel trotto e nel galoppo, è un virus che può estendersi anche a questo cavalli, i cavalli da trotto e galoppo sono vaccinati da questo virus? È un pericolo? Può essere un pericolo anche per loro? Questo virus è un pericolo per tutti quanti i Tutti i cavalli, cavalli. però perché è trasmesso ci deve essere una certa vicinanza tra i cavalli, parliamo di 10-15 metri. Non è come il virus influenzale che anche a 50-60 metri si trasmette. Quindi, se non c'è una commistione allevatoriale per cui ci sono dei cavalli potenzialmente malati vicino a dei cavalli che fanno altre attività, il rischio di fatto non si concretizza. Potrebbe essere trasmesso, però io su questo sono abbastanza tranquillo, che le ditte di trasporti contoterzi, eccetera, quando trasportano dei cavalli sospetti o che provengono da zone sospette, facciano sempre delle accurate igiene e disinfezioni dei mezzi per evitare contagi, diciamo, indiretti. Quindi considerato che i contatti fra il nostro mondo equestre e quello ippico, per carità ci sono, perché il mondo allevatoriale è quello, Certo. e un tempo si faceva anche delle gare in comune, parlo degli steeple, adesso abbiamo proprio un circuito col MIPAF che però coinvolge solo i cavalli da sella, non i cavalli da galoppo, Sì. e considerato che nel mondo dell'ippica, il mondo allevatoriale MIPAF è ben conosciuta questa malattia, quindi mi aspetto che tutti i veterinari già da tempo abbiano vaccinato questi cavalli. Direi che il rischio di contaminazione ci può essere, perché nessuno vede questa cosa, però è poco probabile. L'ultima domanda, si sa di focolai in Italia? Ci sono delle segnalazioni da questo punto di vista? No, l'Italia non ha nessun focolaio al momento. Tutti i nostri cavalli provenienti dal concorso ippico di Valencia, che sono ripartiti prima
della zona infetta e quindi prima che ci fosse la chiusura sono stati da noi identificati, contattati singolarmente uno per uno, stanno tutti in isolamento, stanno tutti in attesa dei tamponi per poter poi avere le negatività necessarie per riprendere l'attività, sono stati bloccati da ogni possibilità di attività sportiva sia a livello internazionale che nazionale. Certo, quindi certo. Stiamo monitorando singolarmente ogni cavallo, ogni proprietario, dandogli il supporto necessario. Quindi veramente, insomma, diciamo che in Italia per il momento la situazione è sotto controllo, sarà importante, lo dico, immagino e lo sottolineo, soprattutto fare molta attenzione ai cavalli di galoppo e di trotto che si sposteranno a correre all'estero magari, no? Controllare, cercare di sapere bene qual è la situazione e prendere le dovute precauzioni nel caso. Sì, dico di più, noi come federazione abbiamo fatto rollo draconiano sia sui cavalieri italiani che tornavano da Valencia, che hanno tutti i cavalli perfettamente in salute, come dicevo, in isolamento, ma anche dai cavalieri stranieri che sono ospitati in scuderie italiane, quindi assolutamente diciamo il controllo su tutto quello che ci è stato comunicato dalla Federazione Equestre Internazionale e nessuno di questi cavalli presenta sintomi, quindi certo. Rispetto a quelli di altri paesi diciamo stiamo benissimo. Dov'è la situazione più gravosa? Dov'è? Io sono abbastanza tranquillo che comunque vista la circostanza anche i colleghi coinvolti nelle altre strutture degli ippodromi nazionali e internazionali adotteranno tutte le misure necessarie, certo, per la prevenzione a tutela di tutti i cavalli e non solo di questa epidemia, perché non dimentichiamoci che comunque anche tutte le altre malattie continuano a girare. Quindi. Assolutamente. L'ultima domanda, dov'è la situazione più gravosa in Europa? In questo momento in Spagna, a Valencia. Bene, la ringrazio, dottor Giovagnoli, per queste notizie che ci ha dato.